In questo video vediamo la messa in funzione del macchinario RO30, cioè il macchinario d'osmosi inversa con una sola membrana. Capacità di produzione circa 350 litri di acqua demineralizzata all'ora. Prima di procedere con la messa in funzione del macchinario, facciamo un piccolo prelievo di acqua per capire bene tutti i vari passaggi di demineralizzazione dell'acqua. Quindi questa è l'acqua dell'acquedotto che ha una durezza di circa 292 parti per milione. L'acqua passa all'interno di un prefiltro che di per sé non demineralizza l'acqua, ma semplicemente serve a proteggere la membrana. Quindi vedete questo disegno nido d'ape? Questo qua vi fa capire che è un prefiltro al carbone attivo, cioè è in grado di abbattere il cloro, che è il motivo principale per cui la membrana osmotica si rovina. Questo prefiltro va sostituito circa ogni 100.000 litri di acqua che fate passare nella macchina e comunque una volta all'anno. Vedete che qua sopra c'è un pulsantino di spurgo, fate sempre uscire bene tutta quanta l'aria presente. Trovate qui un manometro che vi indica la pressione dell'acqua in ingresso, che è circa 2 bar e mezzo. L'acqua poi va all'interno della pompa. La pompa, una volta che attaccheremo la spina, spingerà contro questo cilindro che è la membrana osmotica. All'uscita della membrana osmotica l'acqua si separerà in due, una parte verrà scartata, l'altra parte verrà demineralizzata al 95-97%. Il restante 3-5% di sali li abbattiamo grazie all'utilizzo della resina e l'acqua uscirà completamente demineralizzata. Prima di attaccare la spina e attivare la pompa, è fondamentale che tutto il sistema sia pieno di acqua. Il modo migliore di riempire il sistema d'acqua è aprire il rubinetto in ingresso, chiudere quello in uscita, fare in modo che tutto il sistema si riempia, far spurgare l'aria eventualmente presente, sia nel prefiltro e sia nella resina. Questo lo facciamo perché la pompa è una pompa autoadescante, vuol dire che se la pompa sente dell'aria, anziché spingere contro la membrana, inizia a tirare perché pensa che appunto non ci sia acqua. Quindi, prima di attaccare la spina, sempre fondamentale fare in modo che l'acqua abbia riempito il sistema. Per verificare che siamo al punto giusto, uscite, aprite il rubinetto in uscita. Quando vedete che l'acqua esce da qui, il sistema è pronto a lavorare. Quello che vedete qui è un processo di osmosi inversa in minimi termini, quindi semplicemente con la pressione dell'acquedotto, che è 2 bar e mezzo, già io ho una prima divisione dell'acqua tra acqua pura e acqua di scarto. A questo punto siamo pronti per accendere la spina. Vedete che la quantità di acqua demineralizzata inizia decisamente ad aumentare. Sono circa 6 litri al minuto, pari a 350 litri di acqua demineralizzata. Un'altra cosa importante da verificare è il misuratore di durezza montato in cima al filtro in resina. Vedete che questo demineralizzatore non è collegato all'ingresso e all'uscita dell'acqua, ma è collegato a due sensori: uno è prima del filtro in resina e l'altro, out, è dopo il filtro in resina. Questo vuol dire che questo misuratore della durezza ci misura la durezza dell'acqua prima che entri nel filtro in resina e dopo che è stato nella membrana e dopo l'uscita della resina. Lo misuriamo, lo accendiamo con power, la durezza in ingresso è circa 10 ppm, quindi vi ricordate la durezza iniziale era 280 ppm, la membrana ha portato l'acqua a 10, il filtro in resina lo porta completamente a zero. Questo filtro in resina, considerate che indicativamente, pulendo un'acqua pressoché pulita, durerà circa 40-50 mila litri di acqua demineralizzata e dopodiché andrà sostituito.